Benvenuti in un nuovo video. Amo fare i video perché è l'unico momento in cui metto i rossetti ultimamente. Lo amo. Sì, perché con la mascherina è inutile che sto a mettere dei rossetti, anche se ed è waterproof come questo, perché non ha senso. Allora, ma andiamo al video di oggi. Oggi vi voglio parlare e lo scopriremo assieme perché neanch'io so cosa sia, di una box che vedo tantissimo, ma davvero tantissimo, pubblicizzata su Instagram e su Facebook, e assolutamente ero curiosissima di provarla per un motivo o per l'altro. L'ho sempre guardata e poi lasciato lì. Mi hanno contattato loro e sono stata felicissima di poter scegliere una box da testare. Ovviamente me l'hanno inviata a titolo gratuito, quindi non mi hanno pagato. Quindi il bello delle box è che posso parlarne bene o male, a seconda di come mi trovo, perché non sono pagata per farlo, me l'hanno solo inviata. E quella di cui voglio parlarvi oggi è la Betterly Box. È ancora chiusa, ancora con lo scotch. Ho solo tolto l'etichetta con i miei dati personali, ovviamente, ma è ancora chiusa e nastrata. Allora, Betterly Box è un marchio completamente italiano, perché infatti viene dalla De Agostini, e ha delle box a tema hobby ed è passioni e tempo libero, perché ci sono box di vari tipi. Ad esempio, adesso io in questo caso, lo dico subito, ho scelto la Journaling Box, che dovrebbe essere un abbonamento, in questo caso di 12 mesi, quindi sono 12 uscite di dei prodotti a tema journal, quindi quaderno, scrittura, bullet journal. Sono curiosa di vedere questo, però ce ne sono tantissime per tutti gli hobby, sia da adulti che da bambini. Quindi intanto parlo un attimo di questa e poi guardiamo sul sito assieme di cosa si tratta. Allora, la box è questa qui, ed è questa è la prima uscita, ma ce ne sono 12. Il pagamento è, scusate, il pagamento è mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ovviamente più il pagamento sarà grande, quindi 3, 6 o 12 mesi, più andremo a pagare meno ogni box. La box singola, in questo caso quella del journaling, costa 24,90 € spedizione inclusa, sempre. È abbastanza cara come box, sì, ma aspetto grandi cose da lei. Da quando mi hanno contattato a quando gli ho risposto sono passati 3 giorni e mi hanno spedito la box, quindi eccola qui, con corriere ovviamente. E vi ho detto che questa viene 24,90 € l'una. Ovviamente è un abbonamento, come tutte le altre box, quindi se volete sospenderla o disdirla, bisogna contattare il servizio clienti. Comunque è quello che hanno contattato anche me, risponde tranquillamente con la chat oppure per mail. Quindi ed è abbastanza chiaro, ci sono le FAQ, c'è tutto quanto, ho guardato il sito. Ma ora curiosiamo un attimo il sito, perché ci sono tantissime box, ed prima di guardare questa guardiamo quelle altre Allora, disponibili. eccoci qui, siamo sul sito, nella slide iniziale, e vediamo tutte le box. Allora, questo è il Me Time, adesso le apriamo. Le apriamo così. Se no, ci sono quelle Kids Time. E apriamo anche queste. Allora, partiamo con le Me Time e vediamo che c'è. L'armonia interiore delle tecniche, strumenti, affinatori, divinazioni, ok. The Got Blues, chitarre, viaggi 24 vinili. Poi Paint of Color, scopri e impara le tecniche di decorazione. Il journaling, che è questa. Poi Leo 3, il leone di Leonardo in 3D da costruire. Energy of Crystal, libera la forza dei cristalli. Adesso ne apriamo alcune. Scientist Memory, tecniche di profumazione di spazi, papercraft, coltiva la manualità. Poi vediamo My Box by Levante, consigli e libri della sua vita, la cantautrice, ok. Beauty Nature Essence per creare i cosmetici naturali. Cucinare con il fuoco, tutti i segreti del barbecue e di vino in vino ed è per i sommelier. Allora, proviamo ad aprirne qualcuna intanto di queste e andiamo a questa dei Paint of Color. Eccola qui, c'è il mensile 29,90, il trimestrale, il semestrale e l'annuale. Vediamo cosa dice.
Fate i 12 box, ha gli oggetti da personalizzare e è carina. Ok, vediamo un'altra, vediamone. Quindi vediamo i cristalli Papercraft. Papercraft. Ci sono i prezzi? Ah, proprio per realizzare articoli unici. Imparare il taglio, la piega, i template, cut modelli step by step. Ok. Poi vediamone un'altra. Cosmetici naturali? Ponete voi sul sito, se no le curiosate voi. Eccole qua. Quindi vediamo cosa c'è. Il kit. Booklet, la cura della bellezza, è carina anche questa. Vediamo adesso quelle per bambini. Ok, e vediamo cosa ci sono. Pensi di andare giù, grazie. Sulle orme dei dinosauri, le avventure della fattoria, alla scoperta del castello, fiabe per crescere e basta. Apriamone una così, le avventure della fattoria. Anche questa. Dunque, facendo l'annuale è quello che conviene di più effettivamente. La serie è composta da 12 box, dai 3 ai 5 anni, e ci sono gli animaletti della fattoria, quindi ci sono gli animaletti, come immagino, col booklet. È carina, alla fine crei la fattoria proprio. Poi vediamo fiabe per crescere. Ah, questa è composta invece da 9 box, anche questo infatti lo dice, e immagino che ci siano delle fiabe. Ah no, fiabe con un gioco di legno garantito da Hape, non so cosa sia. Ce ne sono diverse. Ok, allora avete visto che ce ne sono davvero tantissime e direi di non aspettare altro e di vedere che cosa c'è dentro in questa box. Apriamo. Prima voi come sempre, poi io. Aspettate che è proprio chiusa ancora. Si vede qualcosa? Adesso guardiamo. Ah, c'è. Fogli, fogli, fogli. Beh, guardiamo. Fogli, fogli, passaporto, editi. Aspettate. Allora, primo foglio. Betterly Free Time Offline. Spiega un po' tutto. Eccola qua, di cosa è fatta questa serie. 12 booklet inediti per scrivere il tuo perfetto diario di bordo. 4 agende personalizzate da portare sempre con te, 12 journal in cui dare spazio ai tuoi pensieri, quindi una box, 12 obiettivi per la vita che desideri, 60 più oggetti stationery, 20 più ore di parole per dare voce ai tuoi sogni. Quindi penso di iniziare a capire per chi è questa serie, per chi vuole dare corpo ai pensieri, per chi sa che una buona intuizione è tale, ok. Credo che sia proprio tipo una serie completa a fascicoli, qualcosa del genere. Ma vediamo gli altri fogli. Crea la vita che desideri. Così. E spero che non siano spoiler, ma vedremo. Poi, stessa cosa con lo stesso font. Scusate, ma è bellissimo il come è fatta. È molto semplice. È molto bellino. Vediamo. Crea la vita che desideri. Ah, indice. Ah, qui è proprio spiega avere degli obiettivi, relazioni, qual è la destinazione. Fatti guidare dalla bussola, il journaling. Allora, a me piace molto il come è scritto. Questo carattere. Ok, vediamo. Passaporto. Cosa c'è dentro? Aspettate che adesso lo guardiamo. Nome e cognome, data di nascita, obiettivo, inserisci la foto, vabbè. E poi? Dove ti trovi oggi? Dove vuoi arrivare? Gli obiettivi della giornata, cosa hai imparato, la vita che desideri? Esperienza.
Attira l'abbondanza, circondati d'amore, pensa al tuo benessere, realizza la tua missione. Non capisco, ma quindi non è per scrivere un bullet journal, più per ora non capisco. Intanto sto aprendo questi e voglio capire cosa siano. È più un diario di bordo. E come si dice? Strategie personali? Life coach? E nel mentre questi non si aprono. Scusate, ma non deve essere così difficile aprire degli adesivi. Bastava aprirli dalla parte giusta. Ah, sono quattro adesivi. Forse da mettere in queste pagine con le stelline per dare una votazione. Make it happening, dare to dream, get off all crush, love yourself. Sì, è proprio più un life coach. Allora, adesso però, da quello che ho capito, perché se la box era questa, però se c'è tutta questa roba, c'è delle cose anche sotto. Infatti mi sembrava, perché se no non aveva senso tutto questo spazio. Poi si apre e ci sono delle cose anche sotto, e adesso le andiamo a scoprire. A questo punto andiamo a capirle. Oh, questo è bellissimo. Follow your dreams. Bello. Non ho capito. Non è che per caso è un quaderno per metterci i quaderni futuri? Potrebbe essere. Cioè, è proprio in similpelle questo, bellissimo. Forse è per metterci i quaderni futuri, tipo questo, che è carta, sembra carta riciclata. Ah, è un quadernino bianco, cioè bello, e poi ha le pagine a righe dentro, tutte le pagine a righe. Quindi ci posso mettere, non capisco, ma adesso guardiamo. Ci posso mettere questo qui? La misura è giusta, va come nel filo. No, adesso devo capirlo. Se qui ci sono quattro elastici, magari c'è scritto, ma a me così a ignoranza viene da dire che devo infilarne due in una pagina, così. E ho fatto il quaderno? Può essere, non lo so, non ho capito, e sinceramente non ho neanche letto tutte queste istruzioni. Poi vediamo cos'altro c'è. Una penna carina, che ovviamente per scrivere è necessaria. Magari proviamo che colore scrive. Scrive blu. È carina. Serve sempre per scrivere, ovviamente. Dobbiamo scrivere un journal. Poi non capisco. È tipo un washi tape. Sì, è un washi tape marrone. Molto carino. Probabilmente per decorare, segnare, e dei ganci. Delle mollette a gancio, delle mollette di queste che si attaccano così. E poi ci attacco le cose. Non ho capito, forse dovrei leggere. Sapete una cosa però? Finita. Quindi facciamo le nostre considerazioni personali. Cosa abbiamo trovato? Allora, questa è la spiegazione, quindi niente. Questo è. No, questo è lo spoiler. Andiamo a leggerlo allora. Il passaporto con quattro stickers. Quindi il passaporto è questo. Con quattro stickers. Passaporto in materiale riciclato che ti accompagnerà in questo percorso. E i primi quattro stickers da porre all'interno. Ah, quindi sono quattro, ma poi ce ne saranno degli altri nelle altre box. Ok.
Poi il journal cover più quaderno a righe, quindi l'ho creato giusto, quaderno dentro e la cover. Pratica capiente journal cover che può contenere fino a 4 quaderni. Ah, ecco perché hai 4 adesivi. Il cui interno potrà inserire il quaderno a righe con copertina in carta craft. Ok. Poi la penna è Made in Italy, inchiostro nero. E blu. Realizzati in plastica 100% riciclata e riciclabile. E beh, ci piace. Penna. Washi tape, un nastro adesivo di carta riposizionabile per personalizzare il tuo journal e reinventare gli oggetti della tua casa. Questo. 6 brillanti clip di colore oro per tenere ferme le tue pagine colme di pensieri. Allora sì, era tutta qua la box. Sinceramente, mi piacerebbe vedere altre box e soprattutto leggere questo. Però 24,90 € per queste cose può piacere o non piacere. Io mi aspettavo una cosa sinceramente diversa e posso dirlo perché non mi hanno pagata, me l'hanno inviata ed è così l'ho fatto vedere perché se ne vede tanto pubblicizzare online ed è carina. Magari c'è qualcuno appassionato. Io pensavo che questa fosse più il tipo bullet journal oppure cartopazia, non proprio così mirata. Ho visto che ci sono anche quelle per creare i cosmetici, per creare con la carta. Forse quelle sono più, non lo so, può piacere o no. Sinceramente, se dovessi pensare di comprarla, no, non la comprerei perché 24,90 l'una per 12 box. Può piacere o no? Sinceramente, in questo caso non mi è piaciuta, però esperienza personale. Sicuramente quelle della Butterly non mi contatteranno più, ovvio, ma non posso dire una cosa diversa da quello che penso. È materiale bellissimo, qualità ottima. Ma mi aspettavo sinceramente qualcosa di diverso. Basta. E con questo chiudo. E voglio sapere assolutamente da voi se invece vi è piaciuta, perché a questo punto io devo davvero capire se piace o no, se è un gusto personale mio che non piace, ma a voi invece piace. Quindi devo capire se è una cosa che piace o se la pensate come me. Devo capire questo. Quindi voglio sapere assolutamente questo tono in info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordati di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!